eccomi qua per il mio video artistico mensile dedicato alla scroll box, perché è arrivata finalmente la scroll box di aprile con un po' di ritardo, però è stata una sorpresa aprirla perché c'è una novità e secondo me è una novità interessante e anche utile. Ora vi faccio vedere e quindi io voglio far vedere anche la mia creazione fatta appunto con i prodotti della scroll box e vi dico un po' insomma le mie prime impressioni su questi prodotti, che come al solito sono nuovi. Io non avevo mai provato prodotti di questo tipo e quindi è stato interessante. Prima di tutto però voglio fare una menzione speciale per il dolcetto incluso in questa box, che mi è piaciuto tantissimo. Era praticamente una caramella Moo di questa marca Walkers, ed era banana split eclair. E lì per lì che la mangiavo, che però era pure bella grande, cioè tipo così, era una semplice caramella Moo, ma più masticavo e più iniziava a comparire questo sapore di banana che diventava sempre più forte e quindi niente, mi è piaciuta. Ok, e quindi passiamo adesso a vedere che cosa contiene la scroll box di aprile e cosa ho fatto io. Ok, come al solito abbiamo il nostro adesivo e scroll box ci tiene a farci sapere che da questo momento in poi gli adesivi sono tutti fatti di carta e quindi non usano più materiale plastico e quindi sono anche biodegradabili. Per quanto riguarda la box di aprile, ci dice che la box di questo mese è tutta incentrata sugli acquerelli. Infatti anche l'adesivo, come vedete, è in stile acquerello, ma in un diciamo senso di acquerello, della parola insomma acquerello un po' particolare, perché non andremo ad includere in questa box nessun tipo di tubetto o comunque di cialda di acquerelli, ma qualcosa un po' di diverso. Questi markers e i pastelli, insomma le matite, possono essere utilizzati come sia come appunto pensate si debbano utilizzare, quindi come una matita colorata o come un marker, ma anche aggiungendo appunto un po' di acqua sarete in grado di scioglierli, insomma di mixare i pigmenti sui vostri appunto disegni per creare qualcosa con appunto questi tocchi di colore di acquerello diciamo molto particolari e quindi con tutti i vari effetti. Quindi utilizzate i prodotti di questo mese e anche l'artista del mese, insomma il lavoro dell'artista del mese, come diciamo come riferimento e ispirazione, e vedete che cosa insomma i vostri lavori insomma particolari potete creare appunto con questi materiali. Quindi io direi di iniziare dalla novità del mese, che è lo scrollzine, quindi una specie di magazine con la parola scroll, ed è il primo che c'è questo mese ed è molto interessante perché all'interno contiene una panoramica anche del dolcetto, dei vari prodotti che troveremo all'interno della box, con insomma diciamo indicate un po' le particolarità, ed è proprio qui che ho letto anche del discorso appunto dell'adesivo. Poi troviamo l'intervista all'artista del mese e leggendo comunque le domande si possono trovare anche comunque delle ispirazioni o comunque anche le risposte che danno questi artisti possono essere appunto di aiuto per noi aspiranti artisti del futuro. Ma poi la cosa interessante è che sui prodotti inclusi nella box qui troviamo i tips, quindi varie spiegazioni sia da parte dell'artista del mese e sia in generale appunto da loro, che ci spiegano appunto come utilizzare al meglio i vari prodotti, e qui ci sono veramente molte indicazioni su come utilizzare i prodotti particolari che ci sono in questo mese appunto nella box. Poi qui troviamo un po' di lavori della scorsa diciamo box e quindi dell'hashtag scroll challenge di Instagram,
E poi alla fine qui, ora non l'ho letto questo, qui troviamo appunto un po' di spiegazioni legate soprattutto all'impegno di Scrollbox per l'ambiente, però ecco questo ancora non l'ho letto. Però questo magazine lo trovo veramente molto molto utile, mi è piaciuto veramente tanto. L'artista del mese è questa ragazza qua, Angelica Schult, non saprei dire com'è il suo nome, che ha creato questo bellissimo disegno. Quindi iniziamo da i markers, che sono questi, giallo e blu. Questi sono i Faber-Castell Albrecht Dürer Watercolor Marker. Allora, questi markers acquerelli sono molto pigmentati, vi faccio vedere anche le punte, e sono molto pigmentati con un inchiostro a base di acqua resistente alla luce. Hanno una doppia punta e hanno quindi con una punta appunto a pennello flessibile da una parte e dall'altra una punta media sull'altro punto, e il pigmento a base di acqua, l'inchiostro, può essere stratificato per un tocco di colore molto vibrante oppure diluito con acqua per creare un tocco di stile acquerello delicato. Questi marker possono essere utilizzati in diverse tecniche come il tratteggio, la smaltatura, la sfocatura, la granulazione e molti di più, insomma. E siccome sono solubili in acqua, sono facilmente mixabili e sfumabili per creare la sfumatura, insomma, ideale. Questi marker sono perfetti per sia gli sketch così al volo e sia per le pitture proprio ad acquerello, i dipinti ad acquerello. Sono veramente belli. Qui avete il riferimento della punta, quindi da questa parte c'è la classica punta del marker e dall'altra c'è questa più flessibile a pennello. Ok, poi vi dico ovviamente cosa ne penso perché l'ho utilizzati. Poi abbiamo invece le matite, queste, sempre acquerello. Allora, queste sono sempre Faber-Castell Albrecht Dürer Watercolor Pencil. Allora, queste matite di Faber-Castell sono delle matite acquerello con la matita, con la punta molto spessa da 5,3 mm, così sono ideali per ricoprire delle ampie superfici. Sono anche molto resistenti alla luce e possono creare un delicato strato, ma anche saturato, di colore. Questa impugnatura, no? Bella grande, quindi che dà anche soddisfazione appunto a impugnarla, mi permette di utilizzarli per molte ore senza affaticare la mano. Queste matite sono ricche di materiali di grande qualità che sono uniti da Faber-Castell e dalla loro appunto esperienza, dalla loro tradizione, insomma, nel materiale appunto per gli artisti, per appunto creare degli effetti watercolor insuperabili. Questi pigmenti colorati appunto possono oltre essere anche trasformati, questi appunto colori, con un po' di acqua per creare proprio un tocco di colore molto molto brillante. Come vedete, infatti, sono delle matite belle grandi e sì, sono di questi tre colori. Poi abbiamo un pennello. Questo tutto bianco così mi piace veramente tantissimo. Mi è piaciuto tantissimo utilizzarlo. E questo è il Pro Art Polar Series
31 Round Brush. Allora, questo pennello di Pro Arte offre la performance che vi aspetta, che vi aspettereste da uno dei leader, appunto da marca leader nei pennelli. Questo pennello è ideale da utilizzare con ogni tipo di pittura a base di acqua e produce delle pitturate leggere e pulite, e perché ha una punta molto sottile e delicata, ed è inoltre però spesso, cioè è thick, densa, con queste appunto fibre di nylon bianche che trattiene acqua e colori molto bene per ogni tipo appunto di bisogno legato proprio agli acquerelli. E anche questo infatti mi è piaciuto tantissimo, perché comunque avendo questa punta fatta in questo modo mi ha permesso di raggiungere anche i punti un pochino più precisi, insomma mi è piaciuto, permette di fare anche dei tratti molto molto precisi. Tornano le matite, ok, era da un po' che non c'erano le matite, sono tornate le matite. Questa matita è di Derwent Sketching Pencil. Questa grafite di alta qualità professionale, questa matita appunto di grafite per gli sketch, è lo strumento perfetto per ogni artista ed è perfetta per creare degli disegni, insomma, complessi, ma anche per gli sketch. La punta rotonda è ideale, insomma la punta insomma molto grande, è ideale per insomma per fare dei tratti insomma insomma per disegnare su ampie superfici e quindi fare dei tratti belli spessi, ed è facile anche da temperare per aggiungere invece dei dettagli più sottili, ed è resistente alla rottura, quindi si può utilizzare per molto tempo. Comunque è vero, è una matita molto più spessa delle altre ed è tutta rotonda, ok, matita. E poi abbiamo il foglio, il blocco di fogli A5, ideali proprio con la grana proprio ideale per gli acquerelli. Questo appunto è proprio brandizzato scroll box, e questo appunto album è stato creato proprio per questa box di aprile e vi fornisce la superficie perfetta per ogni vostro insomma disegno watercolor, ed ha abbastanza fogli per provare tutto i vari prodotti trovati nella box e creare un disegno o anche due ogni settimana fino a che non arriverà la prossima box. E qui c'è quello che ho fatto io, ora vi faccio vedere. La sfida del mese era Daydreamer e io ho disegnato questo. Allora, come vedete, ho utilizzato i marker per fare questi effetti, ma anche appunto per i fiocchetti, e si sfumano bene. È stato veramente divertente utilizzarli, e mentre ho utilizzato le matite ovviamente per tutto il resto, e devo dire che sul magazine si trovano molte informazioni utili, tipo che per utilizzare queste, le matite, si può o bagnare prima la superficie e poi passare la matita, oppure intingere addirittura la matita nell'acqua e poi passarla. Comunque, il tratto di quelle matite è un tratto che lì per lì che lo passate è, come dire, duro, cioè non è una matita morbida, però poi con il pennello e l'acqua, come vedete, si sfuma veramente benissimo. Io qui ho utilizzato quella verde e c'è l'effetto proprio watercolor perfetto e mi piace tantissimo. Anche i capelli sono venuti veramente bene, sono riuscita a creare zone più scure e zone più chiare.
Io poi non è che sono praticissima con gli acquerelli, però devo dire che insomma sono soddisfatta. Quindi questo è quanto mi è piaciuta e quindi aspetto con entusiasmo la prossima, che speriamo arrivi un po' prima rispetto a questa che ha tardato per colpa ovviamente dei ritardi per colpa del virus. E che dire, io vi aspetto al prossimo video e se volete potete anche seguirmi sui social, sotto trovate tutti i link, soprattutto Instagram ovviamente perché lì posto quasi tutti i giorni, e se vi va iscrivetevi anche al canale, tanto è gratuito, e al prossimo video, ciao!